In Irlanda, in una regione selvaggia e montuosa dove si mescolano paludi e pascoli poveri, è nata una razza di piccoli cavalli, il Connemara. Portato probabilmente dai Celti nel IV secolo a.C., fu forgiato in un ambiente nel quale dovette costantemente adattarsi. Il Connemara è stato per molto tempo il più popolare per lo sport e per il tempo libero con i giovani cavalieri, fino all'arrivo di nuove razze di pony sportivi. Probabile discendente del pony celtico, fu incrociato intorno al 1700, con l'arabo per acquisire forza e resistenza. Successivamente, è stato con l'acni e il puro sangue, poi più recentemente, con il tiro irlandese e il Clydesdale. Compatto, il Connemara ha una morfologia particolarmente adatta alla sella. Cavallino affidabile dal passo sicuro, il Connemara ha andature molto piacevoli. Il mantello è spesso grigio, a volte nero, baio o isabella. Altri sono possibili, tranne la pezzato, che non è consentita. Ha un'altezza algarrese che oscilla tra 1,28 m e 1,48 m per un peso di 350 kg. Il Connemara è un cavallino affidabile e coraggioso, che unisce l'eleganza alla resistenza. Ha un carattere molto buono, un'intelligenza notevole e una forza abbastanza sorprendente. Il suo temperamento e la sua adattabilità gli permettono di avvicinarsi a molte discipline, come il salto ostacoli e l'endurance. Il suo successo deriva dalla sua versatilità, e molti lo considerano ideale sia per il tempo libero che per lo sport. È presente in Europa, Africa, Nord America e persino in Oceania. Alcuni paesi, come Germania, Canada e Francia, hanno un libro genealogico.